Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi, 24 ottobre, noi ricordiamo Sant'Antonio Maria Claret. Ascoltiamo. Spirito grande, sorto come per appianare i contrasti. Poté essere umile di nascita e glorioso agli occhi del mondo. Piccolo nella persona, però di anima gigante. Modesto nell'apparenza, ma capacissimo di imporre rispetto anche ai grandi della terra. Forte di carattere, però con la soave dolcezza di chi sa dell'austerità e della penitenza. Sempre alla presenza di Dio, anche in mezzo ad una prodigiosa attività esteriore. Calunniato e ammirato, festeggiato e perseguitato. E tra tante meraviglie, quale luce soave che tutto illumina, la sua devozione alla Madre di Dio. Antonio Maria nasce in un piccolo paese vicino a Barcellona il 23 dicembre 1807. Nel 1829 entra in seminario e viene ordinato sacerdote nel 1835. Parte per Roma. Entra nel noviziato gesuita allo scopo di andare in missione, ma a causa di una malattia deve fare il ritorno in Spagna, dove trascorre 7 anni perfezionandosi nella predicazione che si rivela essere un suo talento, unitamente alla sua vita ascetica priva di sbavature. Si presenta sempre a piedi come un pellegrino, con Bibbia e breviario in mano. Nel 1849 decide di fondare una nuova congregazione di missionari che consacra la Vergine, i figli del cuore immacolato di Maria. Il suo sogno di andare in missione si realizza quando viene nominato arcivescovo di Santiago de Cuba nel 1851. Qui celebra un sinodo diocesano, istituisce l'obbligo degli esercizi spirituali per i sacerdoti, richiama i religiosi espulsi dal paese e soprattutto percorre in lungo e in largo il suo territorio, visitandolo fin negli angoli più nascosti. A Cuba, inoltre, nel 1855, con l'aiuto della venerabile Maria Antonia Paris, fonda il ramo femminile della congregazione, le religiose di Maria Immacolata, ovvero le missionarie clarettiane. Nel 1857 la regina di Spagna lo richiama a Madrid, lo vuole come suo confessore. Essendo così legato alla monarchia spagnola, però ne seguirà le sorti. Nel 1868 Antonio è esiliato con la regina a Parigi, dove prosegue le sue predicazioni. A Roma partecipa poi al Concilio Vaticano I, in cui difende l'infallibilità del pontefice. Infine si rifugia in un monastero presso Narbona, dove muore il 24 ottobre 1870. Antonio Maria Claret è il fondatore dei Figli del Cuore Immacolato di Maria, questo gruppo di missionari. Ha scritto una cosa molto sfiziosa, direi, che è questo piccolo dialogo di 15 minuti con Gesù, in cui è Gesù che ci fa delle domande ed è uno strumento utilissimo per poter pregare. E esordisce così Gesù in questo dialogo con lui. Non è necessario, figlio mio, sapere molto per farmi piacere. Basta che tu abbia fede e che ami con fervore. Se vuoi farmi piacere ancora di più, confida in me di più. Se vuoi farmi piacere immensamente, confida in me immensamente. Allora parlami come parleresti con il più intimo dei tuoi amici, come parleresti con tua madre o tuo fratello. E poi lui pone delle domande, questo Gesù, che ci aiutano veramente a meditare. Domande come: vuoi farmi una supplica in favore di qualcuno? E per te hai bisogno di qualcosa? Per oggi in particolare hai qualche necessità? Hai adesso fra le mani qualche progetto? E mi dilungo a leggervi che cosa scrive qui. Raccontami nei dettagli, chiede Gesù, cosa ti preoccupa? Cosa pensi di fare? Cosa vuoi? Come posso aiutarti? Magari ricordi sempre la frase del salmista: quel che ci porta al successo non sono i nostri affanni, quel che ci porta al successo è la benedizione di Dio.
e così via. Ci sono tante domande. Io vi consiglio la lettura veramente di questo testo, proprio per avere un momento di preghiera diverso dal solito nella vostra giornata. Sicuramente emergerà una grande confidenza con il nostro Signore e anche il vostro cuore avrà molto più chiare alcune situazioni che sono lì non approfondite. Sant'Antonio Maria Claret, prega per noi.